500 e primi anni del 700, questa toccata ci introduce in questo nostro concerto che non è un vero e proprio concerto, ma è più che altro una visita guidata di questo organo, una visita guidata virtuale. Infatti il nostro scopo è quello di portare l'organo a tutti voi, visto che è molto difficile portare tutti voi su questa stretta cantoria dove gli spazi appunto non lo consentirebbero. Attraverso l'uso delle tecnologie moderne è possibile riprendere, è possibile videoproiettare in tempo reale tutte le immagini che possiamo riprendere qui su, quindi anche l'interno dello strumento, svelando in parte alcuni misteri che si trovano al di là delle poche canne di una facciata e che sono solo la minima parte di quella complessa macchina che è l'organo. L'organo è uno strumento musicale che ancora prima di essere strumento musicale è una macchina, una complessa macchina piena di meccanismi, quindi segreti. Ma torniamo ora alla musica. Siamo appunto ormai nel 600, ascolteremo una toccata avanti la messa, una toccata per la levazione e una canzone dopo l'epistola. Thank you.
Dopo aver ascoltato Girolamo Frescobaldi, possiamo entrare ora un pochino più nel vivo della nostra visita guidata. Lasciamo un momento la musica di questo bellissimo organo Antegnati per cominciare a capire come funziona. Con l'ausilio di Pino Spagnullo, che è qui davanti a me, possiamo farvi vedere intanto la particolarità, come funziona la console, cioè il corpo di comandi di questo organo. Siamo abituati a vedere organi molto grandi, appunto con tante tastiere, una diffusa pedaliera. In realtà la tradizione rinascimentale italiana prevede degli organi di piccole dimensioni, come appunto questo, quindi una unica tastiera che vedete qui davanti a me. Tra l'altro la tastiera ha un'altra particolarità, è una tastiera completamente di legno, quindi non è come quelle del pianoforte con i tasti di avorio, di osso, quindi bianchi e neri, ma con i tasti di legno chiaro, un legno di bosso, quindi un legno molto duro delle nostre campagne, e un legno invece più scuro, in questo caso appunto tinto al nero, ma è appunto un legno più compatto per i cosiddetti tasti neri. Invece se guardiamo in basso possiamo vedere la pedaliera che c'è naturalmente in questo organo, anche se la pedaliera non ha registri propri, vuol dire che la pedaliera semplicemente è collegata alla tastiera meccanicamente, quindi l'organista, abbassando i pedali, può abbassare quindi e collegare il tasto al pedale, quindi mantenere in funzione le note gravi quando appunto le mani sono impegnate nella parte più acuta della tastiera. Invece se allarghiamo ancora lo sguardo possiamo vedere le manette che permettono di inserire i registri, quindi di dare aria alle canne, e naturalmente l'organo ha particolari sonorità diverse che abbiamo ascoltato già. Alcune fra esse le abbiamo ascoltate nel corso di questa prima parte di concerto, ascolteremo poi ancora meglio dopo. Questo strumento, secondo una tradizione tipicamente italiana del Rinascimento, a cui naturalmente questo organo Antegnati risponde pienamente, ha pochi registri, infatti vediamo 12 manette nella colonna alla destra dell'organista, ma non è, come dicevo, la quantità a determinare la qualità. Ogni colore, ogni registro di quest'organo è infatti pregiatissimo, raffinatissimo, una sorta di gioiello, quindi questo organo è costituito da 12 timbriche ben caratterizzate che permettono di avere poi una tavolozza sonora molto definita, dove nulla è lasciato al caso, dove tutto è estremamente essenziale. Ma tecnicamente possiamo spiegare meglio, un'occasione in più per entrare nei meandri dell'organo e capirne meglio il funzionamento, questa tavola delle manette in realtà serve semplicemente ad inserire i registri. Che cosa sono i registri dell'organo? Abbiamo visto tastiera, pedaliera, il terzo elemento sono i registri con la tavola che permette di inserirli e di gestirli. I registri sono delle serie omogenee di canne che si trovano appunto in questa parte superiore. Se saliamo con l'inquadratura possiamo vedere che le canne di facciata non sono le uniche all'interno dell'organo, ma al di là delle canne di facciata abbiamo ancora una selva, una parete di altre canne. L'organo ha una parte anteriore, quella appunto dove abbiamo suonato, dove c'è la console, ma ha anche un retro nel quale ora ci addentriamo. Adesso appunto siamo nel vano di Mantici, abbiamo inquadrato prima i Mantici, quindi sono il polmone dell'organo. Ecco, se vediamo un attimo di passare con la camera, allargare lo sguardo quindi ai mantici, sono quattro a cuneo, sono come dei grandi soffietti, in questo caso sono colmi d'aria perché abbiamo appunto appena utilizzato l'organo finora. Questi soffietti sono quelli d'aria che viene irrorata all'interno dell'organo. Vedete che i mantici stanno lentamente scendendo proprio perché abbiamo anche interrotto il sistema di produzione dell'aria in modo da poter vedere i mantici che si abbassano lentamente. Naturalmente quando poi ricominceremo a suonare vedremo questi mantici muoversi perché colmi d'aria fluttueranno tutto, reagendo alle sollecitazioni del motore da un lato e dell'organo che assorbe l'aria dall'altra parte. Ma noi adesso cerchiamo di fare l'operazione più difficile, più complicata, ed è quella di entrare con la telecamera all'interno dell'organo. Vediamo se riusciamo ad avvicinarci, ecco, dobbiamo intanto provare ad illuminarlo, però naturalmente lo illuminiamo con l'attenzione appunto a non danneggiare lo strumento che subisce variazioni di temperatura e di umidità,
bene è quella di tornare alla console. Abbiamo spento il sistema elettrico di azionamento dei mantici. Vedete i quattro soffietti dell'organo completamente abbassati, l'organo in questo momento non è in grado di suonare, non è in grado quindi di emettere nessun suono perché non c'è aria. Queste leve hanno delle funi, queste funi trascinano i mantici, vengono alzati, i mantici cominciano a pompare aria esattamente come succede con i soffietti da camino. Naturalmente questi mantici sono grossi e si muovono lentamente. E ora via, quindi proviamo Roberto ad alzare i nostri mantici per ridare aria allo strumento e concludere la nostra conversazione, la nostra visita guidata ancora con il suono dell'organo impegnato.